Ho rifiutato 10.000 euro. In questo video ti voglio spiegare perché ho rinunciato a 10.000 euro netti. Era un lavoro che probabilmente mi avrebbe occupato dai 2 mesi, slash 2 mesi e mezzo, o forse anche di meno, e ho deciso di non accettare l'offerta. Io questa mattina mi sono svegliato abbastanza presto, in realtà verso le 6, 6 e mezzo. Non ci ho dormito, se devo essere onesto, perché 10.000 euro comunque fanno gola a tutti e non ti nascondo che mi avrebbero fatto davvero molto comodo. Però ho deciso di rinunciare e quindi ho declinato l'offerta, seppur allettante, e comunque era un progetto di cui ti sto per parlare, che avrei fatto con tutta tranquillità. Ma perché ho rinunciato a questi 10K? Allora, la risposta è abbastanza semplice, perché sto facendo un altro lavoro da quello che facevo prima. Ti spiego in breve. Allora, questa proposta mi è arrivata da un'agenzia con la quale ho collaborato per tanti anni e si trattava di organizzare una campagna digital, nello specifico attivare influencer, quindi tipo la Ferragni per intenderci, su Instagram e TikTok per un grande brand di automotive, quindi di macchine, come country il Giappone, perché io ho sempre lavorato in Asia. Erano circa la proposta più o meno di trovare circa 20 influencer ed è un lavoro che avrei potuto fare con tutta tranquillità, seppur con grande impegno. E ho deciso di rinunciare, quindi ho detto ragazzi, non mi interessa questa proposta, trovatevi un'altra persona. Ed il motivo è abbastanza semplice. Ci sono tanti motivi in realtà che mi hanno spinto a prendere questa decisione. Cercando di dirti quelli che sono più importanti, che magari possono esserti anche d'aiuto se stai valutando un'offerta di lavoro. Sia che tu sia un imprenditore, sia che tu sia un libero professionista o un semplice dipendente che sei alla ricerca dell'opportunità della tua vita, a volte è importante saper dire di no. E adesso capirai il perché. Ho detto di no perché solitamente queste agenzie che mi contattano e con le quali ho lavorato per tanti anni, mi hanno pagato anche bene, hanno sempre contattato me quando c'era bisogno di avere una persona che costasse un po' di meno rispetto a agenzie strutturate, diciamo un partner asiatico. Strutturato con dipendenti con sede a Hong Kong, Shanghai, Tokyo o magari Singapore, non costa 10.000 euro, ma ne costa 50, 60, 80. Quindi in questo caso io avrei preso meno soldi, loro avrebbero avuto più fatturato e invece no. Un obiettivo che mi sono posto è quello di alzare il livello, rinunciare o comunque declinare quelle proposte che magari mi portano meno cash in tasca e alzare un po' l'asticella. Questo è uno dei tanti motivi, forse uno dei motivi più importanti per cui ho deciso di dire no e quindi ho detto ragazzi trovatevi un'altra persona. Altro grande motivo, forse ancora più importante di questo, ma riguarda in modo particolare la mia posizione lavorativa attuale, è che ho cambiato lavoro. Adesso non so se hai seguito i video precedenti, sto lavorando come sviluppatore software, mi occupo di sviluppare applicazioni web, pertanto questo lavoro mi porta a essere occupato dalla mattina alla sera. Ho deciso di tornare a scuola, ho deciso di imparare nuovi linguaggi di programmazione, di studiare, di fare la gavetta per poi tornare a fare quello che facevo prima, ovvero un ruolo più manageriale, ma adesso devo fare questo. Quindi dalla mattina alla sera io sono a scrivere codice, a risolvere problemi, a studiare, a cercare di capire perché le cose non funzionano, a interfacciarmi con il team di persone con le quali sto lavorando, con i project manager, insomma, sto scoprendo un mondo che prima conoscevo da un altro punto di vista, quello da project manager, non da sviluppatore, e quindi ho dovuto dire di no. Ho dovuto rinunciare a questi 10K. 10K non sono cazzate per le persone normali, tipo me, ma anche tipo te. Però sono sicuro che questa scelta mi farà guadagnare più di 10K in un periodo molto più lungo. Ti assicuro, più lungo di 2 mesi. Diciamo, guadagnerò più soldi avendo rinunciato a 10K che se avessi accettato questi 10K, perché sarei stato impegnato parecchio e avrei dovuto risolvere problemi infiniti, avrei dovuto risolvere problemi di lingua, perché i giapponesi non parlano inglese, quindi avrei dovuto prendere o un interprete e quindi pagarlo, come spesso capita, oppure dover stare lì a tradurre, mettermi a capire la mentalità, insomma, è davvero difficile. Per questo le persone vengono pagate tanto, soprattutto le agenzie prendono un sacco di soldi per fare questo lavoro di intermediazione. Ma io adesso faccio un lavoro totalmente diverso. Qual è il succo di questo video?
che sto registrando alle 7 del mattino, il sole sta andando, sta venendo perché ci sono i palazzi di fronte dove sto registrando. Il succo è che tante volte, non importa quale sia il tuo lavoro, ma nello specifico, io mi rivolgo sempre a chi lavora nel mondo IT, nello specifico, ancora più specifico, sviluppatori e developer, chiamali come ti pare, o definisciti come vuoi, tante volte bisogna saper dire di no. Tante volte la proposta che tu pensi che sia la proposta della tua vita, oggi pensi che... chiavo di un'agenzia, di una società, di un contratto che magari ti precluderà altre strade lavorative. Saper dire no è difficile, è complicato, ma a 45 anni, dopo aver preso parecchie mazzate, dopo aver fatto alcuni progetti di successo, eccetera, eccetera, ti posso dire che un no conta più di un sì. Questo big takeaway di questa mattina credo sia realmente importante, forse più di tutti i video che ho fatto fino ad oggi e che sto per fare. E quindi rinunciare a 10K, secondo me, vale più che aver accettato questa proposta. Ne vale di più, perché sono sicuro che nel mio caso specifico, ciò che sto facendo, e credo di saperlo fare, anche se non sono il programmatore più bravo che puoi trovare sulla rete oppure come partner, però di sicuro sono abbastanza affidabile, ho un mio metodo, riesco a fare la delivery della task, riesco a risolvere il problema, riesco a capire quando e come fare questo piuttosto che fare quell'altro, perché comunque ho esperienza. E l'esperienza ti porta anche a prendere delle scelte importanti e dire no, tieniti questi 10K, trovati un'altra società che te ne chiede 50 oppure dammene 40, magari te lo faccio io allora questo lavoro, non c'è problema, ma è meglio saper dire di no. Quindi, dopo aver dormito male, aver pensato e ripensato la scorsa notte, ma perché ho rinunciato a questi 10K, forse avrei dovuto prenderli perché lo stipendio che attualmente ho è uno stipendio da fame, ma fortunatamente ho le spalle coperte, quindi posso tranquillamente fare quello che ho sempre fatto, e non tutti sono in questa condizione, perché diciamocela tutta, quando inizi un lavoro nuovo, soprattutto in Italia, sei l'ultima ruota del carro, ed è giusto anche che sia così, perché quando sei l'ultima ruota del carro, poi scopri che ci sono ultime ruote del carro anche prima di te, che magari hanno anche studiato ciò che tu stai facendo e che non hai mai studiato. Io non arrivo da un percorso universitario, eppure riesco a fare cose che gli universitari non fanno. Gioco di parole, ma è la verità, perché quello che veramente conta è un metodo, è la volontà, è la perseveranza, la costanza e soprattutto il voler raggiungere degli obiettivi, che magari ragazzetti 22, 23, 24, 25 anni la maggior parte non hanno ancora afferrato come funzionano le cose. Per cui tu che guardi questo video, che sei arrivato a questo punto del video, quindi quasi fino alla fine, stai pensando di dover dire di no, a volte un no è necessario, perché riesci realmente a dare tono alla tua vita, riesci a distinguerti dagli altri, riesci a far capire che tu hai delle cose da dire, hai una posizione da prendere e credimi, tanti manager non cercano persone brave a livello tecnico o schiavi, cercano persone che siano in grado di prendere delle decisioni, indecisioni importanti che possono comunque far crescere un'azienda e di sicuro fanno capire a chi vuole investire su di te che tu hai delle cose da dire e soprattutto c'è sostanza nella tua persona. Detto ciò, io mi godo questo sole, farò un bagno in piscina come tutte le mattine e poi niente, inizio la mia giornata. Ciao e spero che questo video ti sia piaciuto.